Abbiamo scelto come Associazione Culturale Tullio Romano di fare questa mostra intanto per ricordare un grande musicista, un grande compositore, ma anche per raccontare la vita di un grande uomo, di un uomo che ha vissuto momenti incredibili, incontri importanti, trionfi, successi e mille altri aneddoti simpatici da rievocare. A Carpi perché? Perché Tullio scelse di vivere gli ultimi anni della sua vita felici, spensierati, nonostante la malattia, qui a Carpi, in pieno centro, in corso Alberto Pio, con la sua adorata e amata Bruna. L'Associazione Culturale Tullio Romano negli anni ha organizzato diversi eventi, serate, concerti dedicati all'opera e alla figura del maestro. Era ora di raccontare anche la sua vita e non solo le sue opere. Con questa mostra, che è divisa in 15 capitoli, 15 teche, vetrinette, si cerca di raccontare il più possibile, per quanto veramente si tratti di una vita ricchissima di tanti aspetti. E quindi consiglio di venire con del tempo a scoprire punto per punto, passaggio per passaggio, gli inizi col jazz, c'è una foto insieme a Cole Porter, i primi gruppi, i primi complessini, poi il giro nei night, la musica per i night negli anni 50, poi il grande successo prima con una canzone scritta per Mina, che no, e poi con il Marcello Ferial, grande epopea con milioni di dischi venduti come Marcello Ferial, dei quali Tullio era quasi sempre autore, successi come Sei diventata nera, Angelita di Anzio, John Brown e tanti tanti altri, fino agli anni carpigiani e gli anni in cui anche la città di Carpi gli ha voluto rendere omaggio.